via. Bene, va visto un'altra volta i criteri di congruenza da triangoli. Li ripetiamo. Cioè, quali sono le condizioni minime, necessarie e sufficienti affinché due triangoli abbiano, siano sovrapponibili o abbiano tutte le stesse misure. Ok? Quindi due triangoli qualsiasi, A, B, C, alfa, beta e gamma, e A primo, B primo, C primo, alfa primo, beta primo. Il primo criterio di congruenza dice che due triangoli sono congruenti se hanno congruenti rispettivamente due lati e l'angolo compreso tra questi. Quindi per esempio AB è A'B', un lato, AC è A'C', secondo lato, e l'angolo compreso tra questi, alfa e alfa. Se questi tre elementi del primo triangolo sono congruenti a questi tre elementi corrispondenti nel secondo triangolo, i due triangoli sono congruenti, primo criterio. Secondo criterio, due triangoli sono congruenti se hanno congruenti un lato e i due angoli ad esso adiacenti. Esempio, AB congruente da primo B', alfa congruente da alfa primo e beta congruente da beta primo. In quel caso i due triangoli hanno tutte le stesse misure, sono sovrapponibili o si può dire sono congruenti. Il terzo criterio, che è il criterio di tutti e tre, i due triangoli sono congruenti se hanno congruenti tutti e tre i lati. AB è A'B', BC è B'C', AC è A'C'. Se i tre lati sono congruenti anche tutti gli angoli interni. Ok? Poi abbiamo utilizzato, come sempre, il primo criterio per dimostrare le proprietà del triangolo isoscele. Se un triangolo è isoscele, cioè se ha due lati congruenti, allora, primo, gli angoli alla base sono della stessa ampiezza. Fatemi ridisegnare. A, B, C. Se AB è lungo come AC, allora anche l'angolo beta è grande come l'angolo gamma. Questo si dimostra, è un teorema, si sfrutta il primo criterio di congruenza. Inoltre, effetti collaterali di questo teorema sono che la bisettrice dell'angolo al vertice alfa, quindi A, K o A, chiamatela come volete, è anche mediana, quindi non solo questo angolo è grande come questo, ma anche questo segmento è lungo come questo, ed è anche altezza. AH è perpendicolare ad HC. La mediana è anche bisettrice ed è anche altezza. Okay. Questo vale solo se il triangolo è isoscele, se no no. Inoltre nel triangolo isoscele c'è un triangolo che ha due lati congruenti ma il terzo di misura diversa. Questa proprietà, la mediana, la bisettrice e l'altezza sono coincidenti solo relativamente alla base. Se prendo la bisettrice dell'angolo beta, questa non è altezza rispetto ad altezza. Okay. Se invece, viceversa, il triangolo ha una proprietà in più di quello isoscele, cioè è equilatero, se ha tutti e tre, A, B, C, se tutti e tre i lati sono della stessa ampiezza, allora questo triangolo posso considerarlo come tre volte equilatero, cioè equilatero rispetto a uno qualunque dei lati. Per cui tutti gli angoli interni sono della stessa ampiezza e rispetto ad ogni vertice la mediana dell'altezza della bisettrice coincidono, ma solo perché è equilatera. Non è
equilatera, questo in generale non è vero. Ok? Detto questo, seguiamo un po' quello che dice il testo, adesso propone alcune relazioni, saranno utili in seguito, sui triangoli, in particolare la seguente. Se prendo un triangolo qualsiasi, A, B, C, angoli interni alfa, beta, gamma, allora preso un vertice qualsiasi, per esempio il vertice B, l'angolo esterno di vertice B, questo, beta primo, è maggiore, cioè è più ampio, di uno qualunque dei due angoli interni ad esso non adiacenti. Cioè, beta è maggiore sia di gamma che di alfa. Ripeto, un triangolo di beta è maggiore sia di gamma che di alfa, è maggiore di qualunque dei due angoli ad esso non adiacenti, beta primo, pardon. Ok? Per dimostrarlo facciamo così. Prendiamo il punto medio del segmento CB, chiamiamolo L, quindi per ipotesi CM è lungo come NB, ok? E prendiamo la mediana di vertice A, quindi AM, e la prolunghiamo oltre M di un segmento MD lungo come AM. Quindi per ipotesi MB è grande come CM e da M è grande come MD. D'accordo? E consideriamo il segmento DB, congiungo D con B. Ora i due triangoli AMC e MBD sono congruenti per il primo criterio, perché hanno due lati, scusate, due simboli uguali invece da un lato diverso. Hanno due lati, AM congruente a MD e il lato MB congruente a CM congruenti, perché M è il punto medio di entrambi i segmenti AD e CB. E inoltre l'angolo CMA e l'angolo BMB sono congruenti perché opposti al vertice. Quindi per il primo criterio i due triangoli sono congruenti. Quindi l'angolo in gamma è congruente all'angolo MBD. L'angolo gamma prima è congruente a gamma. Okay? Hanno la stessa ampiezza perché è corrispondente di due triangoli congruenti. Ma l'angolo gamma è interno all'angolo beta, fatemi colorare, posso dire. Questo è gamma e questo è beta primo. Beta primo, gamma. Ok, gamma e gamma qui, no, ho sbagliato il colore. Gamma primo e gamma sono congruenti, abbiamo appena dimostrato. La gamma primo è interno a beta, di conseguenza vale il fatto che l'angolo esterno di vertice B, beta primo, è più grande dell'angolo interno di vertice C. In modo del tutto analogo si dimostra anche per A, basta utilizzare
il punto medio non di CB ma di AB. Ok? Quello che è importante adesso ricordate è questa. L'angolo esterno è più grande di uno qualunque dei due angoli interni adesso non adiacenti. Inoltre, tutto chiaro? Inoltre, questa l'avevamo già vista nella scala. Sempre per un triangolo qualsiasi, uno qualunque dei lati, ad esempio AC, è più piccolo della somma degli altri due, AB più BC, ed è più grande della loro differenza. In ogni triangolo, ogni lato è minore della somma degli altri due lati ed è maggiore della loro differenza. Ok? Infatti, immaginate una circonferenza centrata in B, d'accordo? Questo è il lato AD e poi ho il lato BC da piazzare. Se prendo una circonferenza di centro in B, la massima lunghezza affinché io tenga un triangolo del lato AC è quella in cui C è diametralmente opposto a A, ma in questo caso il triangolo degenera in un segmento. Okay? Quindi AC, se AB e C non sono allineati, è sicuramente più piccolo di AB più BC. Ovunque si trovi C, questo segmento è più corto di questo, in questo. Oppure minimo valore del terzo lato AC è quando si trova in questa posizione. Se AC fosse più corto di AB meno BC, io non riuscirei a chiudere il triangolo. È chiaro? Quindi qualunque lato io prenda è più piccolo della somma degli altri due ed è più grande della loro differenza. Diventa uguale alla somma degli altri due o uguale alla differenza se A, B e C sono allineati. Questo l'abbiamo già visto quando parlavamo delle distanze. Altra considerazione abbastanza evidente da parte di prendiamo un triangolo qualsiasi, qualche domanda? Tutto chiaro? Se abbiamo un triangolo scaleno, tutti i lati di diversa lunghezza, anche i tre angoli saranno di diversa ampiezza e al lato maggiore sarà opposto l'angolo maggiore. L'angolo più piccolo sarà opposto il lato più corto. Ok? Cioè lati e angoli sono ordinati nello stesso modo. Al lato più grande corrisponde opposto l'angolo più grande e viceversa.
Tutto chiaro? Boh, vediamo, detto questo, vediamo come applicare i criteri di congruenza tra triangoli per risolvere gli esercizi proposti dal testo, cioè per dimostrare proprietà di particolari figure. Ok? Vediamo per esempio questo esercizio. Nel triangolo ABC se il testo dice solo triangolo significa che è un triangolo scaleno, non ha nessuna proprietà particolare, se no lo direbbe. Indichiamo con M il punto medio del lato BC. Quindi ipotesi MB è congruente a MC. Questo significa dire M è punto medio di BC. Questo segmento è lungo come questo. Poi dice congiungi A con M. Ma questo mi sembra che l'abbiamo fatto, non per mai l'ho fatto, lo ripetiamo. E prolunga AM di un segmento ME congruente ad AM. ME è congruente a AM. Dimostra, tesi, che AC è congruente a BE. AC è congruente a BE. Questo segmento è lungo come questo. Ipotesi, tesi. Per ipotesi, siccome M è punto medio di CB, questo segmento è lungo come questo. Confronto i triangoli AMC e EMB. Questi hanno questo lato e questo lato congruenti per ipotesi. Inoltre, questo lato è congruente a questo perché M è punto medio di AE. M è congruente ad AM. E il punto M è detto che sono questi vertici per questo. Inoltre l'angolo in MCMA è congruente all'angolo EMB perché sono angoli opposti al vertice. Di conseguenza i due triangoli sono congruenti e quindi il lato del primo triangolo CA è opposto all'angolo in M. Quindi anche l'angolo lato opposto allo stesso angolo dell'altro triangolo avrà la stessa proprietà, cioè sarà congruente da C. Di conseguenza vale la tesi. Ok? Facciamo un altro. Di un segmento AB. AB. Dato il segmento AB, prendiamo due semirette una di vertice A, che indico con A minuscolo, e un'altra di vertice B, che indico con B minuscolo, di modo che formino entrambe lo stesso angolo con AB e siano da parte opposta rispetto al segmento, cioè
le due semirette devono formare lo stesso angolo con AB, ma in semipiani opposti. Quindi se in A prendo questa semiretta, in B la prendo e vada nel semipiano opposto, ma l'angolo deve essere della stessa ampiezza. Questo angolo è congruente a questo, chiamiamolo alfa. Quindi per ipotesi alfa è congruente. Ok. Dopodiché dice, traccia una retta passando per il punto medio M di AB. Prendiamo il punto medio M, quindi AM congruente a AB, e prendiamo una retta che passi per M. Appartiene alla retta R. Questa incontra le due semirette a grande A piccolo e di grande B piccolo in altrettanti punti. Chiamiamoli E, questo, e F, questo. Prego? L'inclinazione della retta. Qualsiasi, non la specifica. Dimostra che, tesi, i triangoli AME e BMF sono congruenti. I triangoli AFM e BME sono congruenti. Abbiamo il segmento AB, nel vertice A e nel vertice B facciamo, li prendiamo come origine di due semirette A grande, A minuscolo, B grande, B minuscolo, in modo tale che formino con AB lo stesso angolo, anche uguale ampiezza, ma da semipiani opposti. Dopodiché dal punto medio tracciamo una retta qualsiasi che intersechi però le due semirette A piccolo e B piccolo in punti F ed E. Confrontiamo i triangoli AMF, scusatemi, AME questo, e BMF questo. Dimostriamo che sono congruenti. Cosa proponete? Dimostra, certo, come e quali. Prego? Dimostrazione. Questi angoli che sono su M sono opposti al vertice. Certo. E quindi quest'angolo è congruente a questo in quanto opposto al vertice. E visto che M è più... Allora scriviamolo, scusi un secondo. Cambio pagina, dimostrazione. Allora, gli angoli E MA e gli angoli BMF sono congruenti perché opposti al vertice M. Ok, inoltre? Poi, visto che M è il punto medio, certo, allora anche AM e BB sono congruenti. AM è congruente a MB. AM è congruente a MB per ipotesi, perché M è punto medio. Quindi questo è lungo come questo, questo è grande come questo. Inoltre, questo non basta per applicare alcun criterio. Se è tanto così dalla fine, per ipotesi l'angolo
alfa è congruente all'angolo beta. Quindi vediamo anche questo, alfa è congruente a beta, per l'ipotesi. Queste tre considerazioni ti permettono di dire che i due triangoli sono congruenti per quale criterio? Secondo. Per il secondo, un lato e due angoli adesso adiacenti. Per il secondo criterio, i triangoli EMA e BMF sono congruenti. Molto bene. Poi ci chiede anche, tutto chiaro? Ci chiede anche di confrontare i triangoli AFM. Questo triangolo con BME. Questo. L'altro angolo di M, quindi questo e questo, sono congruenti perché opposti ai vertici. D'accordo? Scriviamo. Quindi confronto i triangoli AMF e FMB o BMF e BMF. Gli angoli AMF e BME sono congruenti perché opposti al vertice M. Inoltre, cioè, sempre quella cosa che M è congruente a B. Certo, AM è comunque congruente a B. Quindi AM è congruente a AMB. C'è l'ipotesi. Potremmo applicare il secondo criterio se sapessimo qualcosa dell'angolo in F e dell'angolo in B, di questi, l'angolo AFM e l'angolo MBE, oppure, meglio ancora, l'angolo MEB, ma di quelli non sappiamo niente. Il fatto che la figura suggerisca qualcosa non dimostra niente. Bisogna trovare un'altra strada. Quindi qui queste due considerazioni sono due considerazioni chiave, vanno fatte, sono corrette, manca ancora una. Per usare il secondo criterio abbiamo bisogno di un angolo, per usare il primo avremo bisogno di un lato. Cosa posso dire del lato MF e del lato ME? Sono congruenti per quale ragione? Per questa. Siccome abbiamo appena dimostrato che il triangolo AME è congruente al triangolo MFB, ok? Allora osserva che il lato EM è opposto all'angolo alfa, il lato MF è opposto all'angolo beta, ma questi tra di loro sono, quindi questo lato corrisponde a questo nella congruenza. Quindi anche questi due, per il fatto che i due triangoli sono congruenti, questo ci permette di dire che anche i lati EF ed MF sono congruenti. EM ed MF. EM. Più poco spazio ai me. Quindi se anche questo segmento è congruente a questo, il gioco è fatto perché ho due lati, questo lato e questo lato,
questo lato e l'angolo compreso tra questi. Quindi ti aggiungo che il lato cos'era? M il lato MF è congruente al lato ME a causa del fatto che i due triangoli AME e il triangolo FMB sono congruenti perché l'avevo dimostrato prima. Di conseguenza, per il quale criterio? Per il primo criterio di congruenza, i due triangoli AFM e MBE sono congruenti. Ok? È essenziale che voi ripetiate questo. Osservate bene la dimostrazione. Invece di questo quaderno è la che non entra in dentro. Ok? Se non sono domande ci fermiamo qui oggi. Prego.